Questo programma è offerto da GoCarTV.com. Collegatevi, Parola di Oriano, uscito da Sboroni. Benvenuti e ben ritrovati a tutti amici di GoKart TV. Nella puntata di questa settimana vi parleremo di karting endurance con, all'interno dei nostri studi televisivi di Sport Italia, una realtà ultra consolidata che, pensate, esiste da ben 11 anni. Insieme all'organizzatore di questa bellissima, appunto, macchina organizzativa denominata pomposa Endurance Series, vi racconteremo le news per questo 2017, che sono tantissime, e andremo anche a scoprire chi sono stati i vincitori della pomposa Winter Series. Gli ospiti sono tanti, sono caldi, ma prima di andarli a presentare, naturalmente è d'obbligo andare a salutare quella bellissima bellezza bionda di Ludovica Pagani, che è sempre più appassionata al mondo delle corse. Assolutamente, ben ritrovati amici telespettatori, ben ritrovato Riccardo. Bene, è un onore, ragazzi, ancora una volta avere all'interno dei nostri studi televisivi di Sport Italia l'organizzatore della pomposa Endurance Series, nonché titolare del circuito di Pomposa, Marco Bondi. Ciao Marco, ben ritrovato. Ciao Riccardo e buonasera a tutti. Senti, ciao, questo Ludica. Inverno non hai dormito, perché le gare sono andate avanti in quel della Romagna da te. Sì, non ci siamo fermati un attimo, in quanto abbiamo appena finito la stagione 2016 e con la Winter Series ci siamo collegati con la stagione 2017. 5 prove, quelle della Winter Series di Pomposa, che hanno decretato i vincitori. Vincitori che naturalmente non potevano mancare oggi all'interno della nostra puntata. Ve li vado a presentare subito. Loro sono i membri, alcuni dei membri della Pomposa Dream Team. Iniziamo a presentare Michele Biffi. Ciao. Buonasera a tutti, ciao Riccardo. Dopodiché abbiamo con noi Marcello Calzoni. Buonasera a tutti, ciao Riccardo. Ed infine Dino Masina, benvenuto. Buonasera a tutti, ciao Riccardo. Allora Marco, come detto, sono ben 11 anni che organizzi queste strepitose gare. E io ti volevo chiedere, perché magari alcuni dei nostri telespettatori che ci stanno seguendo in questo momento non lo sanno, ma nel dettaglio cosa offri agli amanti del motorsport? Sì, quest'anno compieremo 12 anni, sono gare che abbiamo iniziato a maggio del 2005, quindi quest'anno avremo 12 anni. Abbiamo consolidato due gare classiche, la 24 ore e la 500 miglia, che facciamo a metà maggio e metà ottobre. Da quest'anno abbiamo aggiunto due serie, appunto la Summer Series, che inizierà a breve, inizierà appunto il 5 di maggio, e la Winter Series, che abbiamo appena concluso, e abbiamo appunto qui i protagonisti dei team che hanno partecipato. Quindi 365 giorni di kart alla pomposa. Marco, ma qual è il segreto di tanta longevità? Sono oltre 40 le gare organizzate, molte delle quali con GoKart TV. Sì, adesso un segreto vero e proprio non so se esista. La mia famiglia gestisce il circuito dal 76, quindi sono quasi 40 anni, quindi penso che la passione, la voglia di fare, la voglia di divertirsi è quello che è un po' il nostro segreto, che ci porta ad avere questa passione per questo sport. Ecco Marco, una cosa bellissima, come abbiamo appena sentito: nelle tue gare può partecipare chiunque. Come si fa esattamente? Cosa bisogna fare? Allora, partiamo con il dire che i kart che diamo sono a noleggio, quindi sono praticamente uguali alla maggioranza di kart che si possono trovare nelle varie piste. Quindi basta formare una piccola squadra, quindi si parte dalla gara da 2 ore, che basta essere in due, la gara da 1 ora c'è gente che se la fa anche da solo volendo, e fino ad arrivare alla 4 ore, 500 miglia che dura
quasi 16 ore e la 24 ore. Quindi formando una piccola squadra si va sul sito circuitodipomposa.com, si fa l'iscrizione e ovviamente bisogna presentarsi il giorno della gara e salire sul kart. Quindi come hanno fatto i ragazzi del Pomposa Dream Team che sono qua oggi presenti come vincitori del Winter Series? Io darei la parola a Michele Biffi che ci parla di questo successo ottenuto. Grazie a tutti, ancora buonasera. Vorrei fare una breve parentesi su come è nato il team, riallacciandomi anche al discorso di Marco. Abbiamo iniziato nel 2011 telefonando proprio in pista, parlando con la mamma di Marco, la signora Loretta, e da allora abbiamo conosciuto sempre più persone, sempre più ragazzi che si sono uniti a noi fino a formare la formazione attuale che conta in una decina di elementi. Come abbiamo fatto a vincere? Sicuramente la fortuna ci sta. In più, riuscendo a vincere le prime due prove e cercando di mantenere il vantaggio nelle tre conclusive. Con l'ultimo posto, col secondo posto dell'ultima gara abbiamo portato a casa la coppa che, anche se eravamo solo in tre in pista, esattamente noi tre, però è di tutti, di bene, tutti quanti il team. Bene, Marcello, io vorrei chiedere a te, a quante gare ha partecipato fino ad oggi il Pomposa Dream Team? Buonasera, noi facciamo circa una trentina di gare a stagione, a esclusione delle gare ovviamente della Pomposa Endurance. Svolgiamo anche gare di 2 ore, di 12 o di 24, organizzate anche da Gianni Marchesan. Siamo appunto reduci dalla 24 ore di Jesolo svoltasi questo weekend e abbiamo fatto anche la prestigiosissima finale all'RKC in Francia l'anno scorso, in luglio. È quasi un lavoro per voi, 30 quasi gare un lavoro, in un anno, sì. Vuol dire quasi tutti i weekend siete in pista. Ah sì, praticamente. Aspetta. Sì. Erano quindi presenti 37 team provenienti da tutte le nazioni, quindi una cosa molto, un'esperienza veramente piacevole e interessante. Beh, questo sicuramente, ragazzi, vuol dire che anche il kart rental sta diventando un qualcosa di molto formativo e di molto competitivo. Dico bene, Marco? Sì, diciamo che nel corso degli ultimi anni sono create delle vere e proprie classiche. Il Team Pomposa ha partecipato alle gare di Parigi e andiamo tutti, ci vado anch'io anche per divertimento, andiamo tutti gli inverni alla Canarias Endurance, a Gran Canaria, e quest'anno abbiamo intenzione di partecipare, se riusciamo, anche alla 24 ore di Le Mans, che viene bello, fatta con il kart, sempre in kart a noleggio. Dino, noi vorremmo sapere anche il tuo punto di vista di quest'ultima serie. È stato un trofeo molto interessante, molto combattuto fino alla fine, infatti le gare non sono mai stati dei vincitori, diciamo, ben definiti, ma spesso sono stati dei capovolgimenti di risultati proprio nel finale. È stato molto combattuto e molto ben organizzato e al di là di tutto vorrei anche sottolineare che a fine della gara, anche con gli avversari, c'è stato un bel momento come di aggregazione tutti insieme. Questo è importante. Assolutamente. Infatti vorrei fare un saluto particolare a Dina e Sergio che ci hanno sempre ben trattato come hospitality. Bene, ecco, io vorrei chiedere a Michele, ci sono altri componenti del Pomposa Dream Team che non sono presenti? Sì, è giusto. Citarli. Spero che nessuno si offenda se ne dimentico qualcuno, ma così andando a braccio: Federico, Enrico, Gianmario, Chris, Davide Bortoli, Vicky Vinci, aiutatemi se ho dimenticato qualcuno. Stefano Bottoni, bravi. Dream Team. Tanti. Senti Marcello, chi è quello che va più forte? Adesso questa è la domanda polemica. No, beh, se dice il nome sbagliato lo caccio, no? Come presidente, quindi. Direi che siamo tutti più o meno sullo stesso livello, a livello di squadra, siamo tutti in 2-3 decimi. Siamo tutti una squadra fortissima, secondo me. Bene, io vorrei chiedere invece adesso a Dino quali sono i programmi per il 2017 da parte del Pomposa Dream Team, che è giusto sapere. Beh, innanzitutto a breve ci sarà l'inizio della Summer Series, proprio al circuito di Pomposa, e poi ci sarà la 24 ore a maggio. È chiaro che è un obiettivo di fare sempre il meglio possibile, visto che nelle gare di lunga durata nulla è scontato. Bene. Noi, Ludovica, salutiamo i ragazzi del Pomposa Dream Team, li facciamo tanti complimenti per i successi appena appunto conseguiti e andiamo a salutarli nell'ordine. Partiamo da Michele, grazie per essere stato con noi e complimenti. Grazie. Andiamo avanti con Marcello Calzoni. Grazie, buonasera. E poi infine Dino Masina. Grazie, buonasera a tutti.
Allora, la puntata per quanto riguarda la pomposa Winter Series è ancora lunga, dico bene? Assolutamente. Ludovica. Noi salutiamo i nostri primi ospiti, ma è già aria di far intervenire i secondi classificati. Subito dopo il nostro primo break pubblicitario. Mecomer, azienda leader nel settore dello smaltimento dei rifiuti industriali, da oltre 50 anni al servizio delle imprese. www.mecomer.it. Nini Virta. Velocità, sicurezza, flessibilità, affidabilità. Ma non solo, anche tanta, tanta attenzione alle vostre merci, con la garanzia di utilizzo del partner più adatto al vostro business nei paesi scandinavi e in tutto il mondo. Nini Virta. Via camion, via mare, in aereo e un vasto parco mezzi adattabili a tutte le vostre esigenze. Operazioni doganali in sede, personale, altamente qualificato. Nini Virta. Dal 2007 i primi in Italia a gestire il magazzino con etichette in radiofrequenza per controllare costantemente le vostre merci. Come avere in pista radio box a bordo. Per vincere non basta essere veloci, ma bisogna essere precisi ed affidabili. E noi lo sappiamo. Nini Virta, vincenti insieme a voi. Nasce a Sarmico, Bergamo, sulle rive del bellissimo lago d'Iseo, Tattoo Dreams, un originalissimo centro di tatuaggi, piercing e trucco permanente, ma non solo. All'interno dei 110 metri quadrati di Tattoo Dreams troverete anche abbigliamento fashion, gioielli e un selezionato lounge bar per poter offrire ai nostri clienti i migliori selezionati vini della Franciacorta. 3 postazioni per i nostri artisti dei tattoo, dei piercing e del trucco permanente sapranno realizzare vere e proprie opere d'arte sul tuo corpo. Vi aspettiamo in via Suardo 18 a Sarnico, Bergamo, per creare una vera e propria opera d'arte sulla tua pelle. Tattoo Dreams, quando il sogno diventa realtà. E sempre dagli studi televisivi di Sport Italia vi racconteremo le competizioni Endurance della pomposa appunto Endurance Series. All'interno dei nostri studi televisivi sono appena entrati i drivers che si sono classificati al secondo posto nella pomposa Winter Series, il team Lamone Corse, che vado subito a presentare. Partiamo con uno dei due membri, Antonio Tarasca. Ciao, ciao Antonio. A tutti. E poi abbiamo con noi anche Alex Linguerri. Ciao, buonasera. Benvenuto, benvenuto. Allora Antonio, una serie molto concitata. Ricordiamo, la pomposa Winter Series è stata articolata su ben 5 prove e al termine di queste 5 prove vi siete classificati, come detto, al secondo posto. Ti aspettavi la vittoria, Antonio, o vi siete accontentati, tra virgolette, del secondo posto? Noi ci abbiamo provato fino alla fine. In realtà è stata una serie difficilissima, un po' per il valore degli avversari, un po' anche perché le condizioni meteo sono state veramente le più disparate. Abbiamo trovato pioggia, freddo, sole, ghiaccio a volte in determinate situazioni nella gara di gennaio, quindi la difficoltà normale che trovi in una gara endurance a livello di guida, di organizzazione del team, è stata accentuata dalle condizioni meteo che per dei piloti comunque amatori sono sempre piuttosto difficili. Alex, ti va di raccontarci e presentarci un po' il vostro team? Certo, siamo una squadra di 7-8 componenti, molto giovane, molto affiatata. Colgo l'occasione appunto per presentare tutti i piloti: c'è Jacopo, Luca, Matteo, Giulio, Gabriele e poi vabbè, me e Antonio. E niente, siamo veramente molto molto contenti di aver raggiunto questo risultato, ci tenevamo molto, dispiace per non essere riusciti a vincere, però queste sono le gare, insomma. Di dove siete? Io sono di Cotignola, un paesino vicino a Faenza, provincia di Ravenna, però veniamo da tutta Italia, infatti non abbiamo proprio una sede centrale, certo. Ecco. Abbiamo diversi ragazzi che vengono dalle Marche, abbiamo
Gabriele che viene da vicino Modena, qualcuno di Ravenna, siamo sparsi un po' dappertutto. Ecco Marco, una cosa bella delle tue gare è che abbracci proprio tutto lo stivale, anzi a volte ci sono piloti che arrivano anche dall'estero. Sì, infatti sono tutti appassionati, sono ragazzi che si ritrovano in queste manifestazioni, poi a volte cambiano anche team, quindi magari uno parte con un team, poi fa amicizia con il team che prima era avversario, e quindi non abbiamo dei team proprio geolocalizzati, a volte sono formati da più ragazzi che vengono da Milano, Torino e si ritrovano appunto per fare questo tipo di gare. Ecco Antonio, cos'è la cosa che ti piace di più delle gare che mette in pista la pomposa Endurance Series? Allora, intanto bisogna considerare il fatto che noi siamo dei piloti amatori e siamo appassionati del concetto di gare Endurance. E quindi il concetto di gare Endurance significa non solo guida, ma significa organizzazione, strategia, affiatamento. Le gare di Marco sono belle perché intanto, come dicevi tu all'inizio, hanno una tradizione. Marco organizza gare da più di 10 anni e quindi ormai diciamo che sa come si fa. E poi una cosa che noi apprezziamo particolarmente, che magari non tutti gli organizzatori hanno, è che Marco fino adesso è in grado di fornire a tutti i team dei mezzi che sono omogenei dal punto di vista delle prestazioni. Quindi qui vince chi è più bravo. Ma Alex, secondo te qual è il punto di forza del vostro team? So che siete molto competitivi e che in questi anni siete cresciuti davvero tanto. Secondo me il nostro punto di forza principale è l'organizzazione della squadra, perché comunque sia, nonostante, come ho detto prima, abbiamo molti ragazzi che vengono comunque insomma, non da zone proprio vicinissime, siamo comunque riusciti a partecipare a tutte e cinque le gare di questo campionato con tutti i piloti diversi, quindi siamo veramente riusciti a fare questa cosa che è stato un po' il nostro punto di forza, ecco, in questo campionato. Ecco, come ci ha anticipato prima Marco Bondi della pomposa Endurance Series, a breve ci sarà la 24 ore di Pomposa, una gara veramente straordinaria che è giunta, pensate, alla 12ª edizione. E il team Lamone è stato il primo equipaggio ad iscriversi. Ora faremo partire questo video, poi entreremo più nel dettaglio di questa gara. Marco, abbiamo appena visto questo straordinario video dedicato alla 24 ore Endurance. Beh, le immagini riassumono quello che è lo spirito e il coinvolgimento di questa competizione che tantissimi team aspettano per un intero anno. Sì, è un video promozionale dove abbiamo cercato di riunire le più belle immagini delle ultime 3 edizioni, anche se le edizioni partono dal 2005. Non so se è stato molto facile o molto difficile, perché abbiamo tutte immagini molto belle, team anche avversari che si complimentano fra di loro, momenti di, come dire, divertimento ai box, ma ovviamente tanta competizione in pista. Antonio, cosa vi aspettate da questa edizione, questa 12ª edizione? Io posso dire cosa speriamo, perché noi la 24 ore del 2016 siamo arrivati quarti. E quindi vorremmo migliorare questo risultato, perché non siamo mai riusciti ad andare a podio nelle 24 ore di Marco, e quindi ci piacerebbe provarci. Vediamo come arriveremo organizzati e speriamo. Alex, anche per te la stessa domanda. Beh, io sarebbe la terza 24 ore che faccio, non con loro, in realtà sarebbe la prima, e mi piacerebbe veramente fare un ottimo risultato, un podio sarebbe veramente un bel colpo. Marco, ci sono ancora team disponibili per questa 24 ore di Pomposa? Sì, abbiamo aperto le iscrizioni da pochi giorni, siamo già quasi a metà dello schieramento, quindi la gara è il 20 di maggio, pensiamo di chiudere le iscrizioni attorno a fine aprile, inizio maggio, adesso siamo circa a metà dello schieramento.
Antonio, i programmi, anche per te è doveroso chiedere, per il Team Labone di questo 2017 quali sono? Ma allora, i programmi sono ancora in fase di definizione. Il problema nostro è che, diciamo, siamo abbastanza autofinanziati, quindi facciamo fatica ancora a programmare le gare perché dobbiamo vedere proprio le disponibilità economiche. Ci piacerebbe poter continuare la Summer Series con Bondi, anche se la nostra priorità è la 24 ore. Se qualcuno ci potrà aiutare, faremo sicuramente anche la Summer Series di Marcus. Ecco, trovate tutti i contatti del Lamone Corso sulla pagina Facebook. Sulla pagina Facebook, esatto. Perfetto, quindi se volete aiutarli, insomma, è arrivato il momento. Noi li salutiamo invece, i driver del Team Lamone, partendo da Antonio Tarasca. È stato un piacere averti qui con noi. Ciao a tutti, è stato un piacere anche per noi. E poi continuiamo con il secondo driver Lamone, Alex Linguerri, che gli facciamo i complimenti e lo salutiamo. Grazie mille, buonasera, buona serata. Ecco, il terzo blocco è pronto per partire. Ci sarà il team terzo classificato a questa pomposa Winter Series, lo faremo subito dopo la pubblicità. Ecco, brava, esatto, così. Besco, leader da 40 anni nel settore della carpenteria meccanica, progetta e costruisce strutture per oil e gas, realizza parti di meccaniche destinate al settore del converting, produce e vende in tutto il mondo carrelli alzabobine e magazzini portarulli secondo le norme ISO 9001, ISO 3834, N1090. L'azienda nel tempo è cresciuta, diventando una moderna e strutturata realtà industriale grazie ai continui investimenti in attrezzature e macchinari. La società offre ai propri clienti prodotti e servizi con elevati standard qualitativi. www.besco.it. Drivers Communication, l'agenzia grafica di riferimento per la tua comunicazione nel motorsport. Da anni realizziamo con professionalità e passione piani di comunicazione per piloti e team. Sviluppiamo brochure, logo, video e siti web. Per la tua immagine, scegli un partner con competenze specifiche nel mondo del motorsport. Scopri tutti i servizi su driverscommunication.it. Il tuo sogno in pista dà la possibilità a chiunque interessato di poter provare all'interno degli autodromi più belli ed affascinanti l'ebbrezza di una vettura da corsa. Il cavallo di battaglia che il tuo sogno in pista propone è una performante Lotus Exige modello 240R, vettura da corsa con 240 cavalli e un peso di 930 kg. Vuoi stupire? Regala le gift card personalizzate il tuo sogno in pista, regalerai una giornata da pilota e assoluta adrenalina. Tutti i drivers verranno seguiti da istruttori professionisti e da un'assistenza tecnica in pista. Per informazioni www.iltuosognoinpista.it. I team protagonisti alla pomposa Winter Series continuano a raccontarsi all'interno dei nostri studi televisivi di Go-Kart TV. È appena entrato il team manager della compagine del team Nutria. E qui con noi, andiamo a presentarlo, Giancarlo Carniello. Buonasera. Come stai? Bene. Beh, sorriso. È da una vita che partecipate alle gare della pomposa Endurance Series. Sì, è un bel po', diciamo, le prime gare io correvo anche come pilota, abbiamo cominciato nel 2005 in quel di Ottobiano, però abbiamo seguito Marco in diverse occasioni. Allora Giancarlo, un altro trofeo che portate in bacheca nella vostra Factory Veneta. Sei contento della terza posizione o volevi qualcosa di più dai tuoi drivers? No, assolutamente sì, contento perché su 5 gare del campionato abbiamo partecipato alle ultime 3 e vincendole, quindi meglio di così, con le gare partecipate noi non si poteva fare. Un plauso al team di Pomposa e a Lamone che ci hanno preceduto in classifica e a tutti gli altri team che hanno contribuito alla partecipazione di questo campionato. Beh Giancarlo, la vostra squadra è una delle più longevi nel panorama della Pomposa Endurance, ma com'è nata tra di voi questa passione? Beh, la passione è nata dai kartodromi indoor, specialmente in quel di Villorba, quindi l'Indoor Karting International e il Big Karting. Ci siamo conosciuti, abbiamo cercato di formare un team, poi negli anni ci siamo evoluti, quindi qualche pilota è rimasto per strada, qualche altro è rientrato e attualmente abbiamo una compagine di 5-6 piloti che ci consente di fare circa una decina di gare all'anno, in quanto siamo tutti autosponsorizzati, quindi dobbiamo fare
i conti anche con le spese. Ecco Giancarlo, un 2017 come abbiamo appena ascoltato che è partito con la pomposa Winter Series, ma quali sono i programmi per voi 2017 per questa metà fine anno? Fondamentalmente, visto appunto il numero di gare a cui pensiamo di poter partecipare, delle gare importanti, fra le quali la prossima sarà la 24 ore di Pomposa, quindi la gara regina comunque nel mondo del karting endurance, e probabilmente ci sarà la Summer Series e qualche gara anche di Gianni Marchesin, che usa gli stesso tipologia di kart, certo. E i quali punti comunque concorrono alla classifica internazionale dell'SWS. E quindi strizziamo l'occhio per il prossimo anno, magari per la partecipazione alla finale mondiale. Giancarlo, qual è il punto di forza secondo te delle gare che vi vedono come protagonisti? I punti di forza sono vari. C'è non solo la forza e la capacità di piloti di guidare in pista e quindi guidare veloce e con pochi errori, ma c'è anche la strategia. È un connubio, specialmente nelle gare molto lunghe, che paga. Sempre che il regolamento ce lo permetta, perché ultimamente i regolamenti sono abbastanza blindati per la strategia e quindi rimaniamo poi con la capacità fondamentale dei piloti di guidare molto veloci in pista. Ecco Giancarlo, oggi abbiamo l'onore di avere un team manager come te, proprio a te che voglio fare la seguente domanda: dov'è che un team fa la differenza in queste gare che sono di durata e quindi molto lunghe? La differenza è la totale concentrazione nell'arco delle 24 ore, e parliamo della 24 ore, quindi dare anche giusto tempo di riposo ai piloti per far sì che quando ricominciano poi a correre diano il 100%. Non si commettono errori in pista, si perda meno tempo possibile con i doppiaggi e soprattutto azzeccare la strategia giusta. Marco nella prossima 24 ore dà uno spiraglio di strategia, quindi da questo punto di vista dobbiamo stare molto attenti a anticipare la concorrenza. Ecco Marco, vogliamo ricordare gli appuntamenti 2017 e i contatti per chi volesse poi iscriversi? Sì, certamente. Adesso il prossimo impegno è la Summer Series, si inizierà il 5 di maggio, sono una serie di 4 gare della durata di 2 ore e una serie minore il mercoledì sera di 1 ora. Ovviamente il 20 e il 21 maggio la 24 ore, la nostra gara più importante. Ad ottobre saremo in pista per la 500 miglia, si correrà con il kart col cambio sequenziale e poi nell'inverno nuovamente la Winter Series. Per iscriversi basta andare sul sito circuitodipomposa.com oppure pomposaendurance.it, basta contattarci, iscrivere la propria squadra e poi ci vediamo in pista. Bene, bene, ma questa puntata è stata molto bella perché abbiamo parlato di vincitori, abbiamo dato delle informazioni importantissime a tutti i kartisti che magari vogliono anche avvicinarsi a questo mondo che veramente, come ricordato più volte durante il corso della puntata, è aperto a chiunque. Siamo in chiusura, cara sì, Ludovica. Purtroppo, sì. Purtroppo siamo in chiusura, noi andiamo a salutare gli ospiti e partiamo a farlo con Marco Bondi che sta già affilando le unghie per la prossima Summer Series e la 24 ore di Pomposa che tutti stanno aspettando. Sì, un saluto a tutti e ci vediamo in pista. Ricordiamo solo la data della 24 ore di Pomposa. 24 ore sarà il 20 e il 21 di maggio. 20 e 21 di maggio, dove ci sarà anche la nostra presenza televisiva di Go Kart TV e poi racconteremo dagli studi televisivi naturalmente come andranno queste lunghe 24 ore. E poi salutiamo Giancarlo. È stato un piacere averti con noi, terza posizione per il Team Nutria che sicuramente lo ritroveremo protagonista alla 24 ore. Io ti ringrazio, ho sentito che ti arriverà un kart per cui fai buoni tempi e sicuramente sarai nel nostro team. Ah, va bene, accetto ingaggi. Ludovica, ciao. Salutiamo. Buona serata. Tra poco Ludovica parte un Race TV, quindi amici del motorsport non cambiate canale. Esatto, restate con noi. Questo programma è stato offerto da GoKartTV.com, collegatevi, parola di Oriano, uscito da Sboroni.